Capello alla Fiera della Meccanizzazione è un legame che dura veramente da sempre. Buongiorno a tutti, sono Roberto Zello, direttore commerciale Italia della Capello. Noi ormai, come tutti gli anni, ormai sono 38 anni che partecipiamo a questa fiera. Come sempre siamo main sponsor, siamo orgogliosi di essere qua insieme agli agricoltori cuneesi anche quest'anno. Noi produciamo, siamo partiti da Cuneo con le testate per la raccolta del mais. Oggi facciamo testate per la raccolta di qualunque cereale. Siamo ormai leader nel settore, esportiamo in tutto il mondo, siamo contenti di essere qui con i nostri prodotti. Avete conquistato il mercato internazionale, ma le radici sono fortemente radicate sul territorio. Sì, la Capello produce ancora le sue macchine tuttora a Cuneo, si è tramandata l'azienda di generazione in generazione e tuttora costruiamo le nostre macchine in Cuneo, ma le esportiamo in tutto il mondo. Siamo di fronte fra l'altro ad uno dei fiori all'occhiello della produzione Capello, che cos'è? Sì, questa qui è la nostra Diamant, che ha avuto un grande successo. Negli ultimi anni abbiamo quadruplicato le vendite nel nord Italia, ha qualche caratteristica in particolare che è piaciuta ai nostri clienti e per questo siamo riusciti veramente a avere un ottimo successo. Per chi non fosse venuto in fiera a vedere la produzione Capello può venire in azienda? Sì, noi siamo a Cuneo in via Valle Po 100 e vi aspettiamo. Anche la Coop Edil alla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano. L'azienda nasce nel 1995 come ditta specializzata nel rivestimento e coperture industriali e civili, lattoneria e montaggio strutture in legno lamellare. Negli anni le esigenze ambientali ed ecologiche hanno portato l'azienda a specializzarsi nello smantellamento e smaltimento di coperture di fibrocemento e amianto, notoriamente causa di gravi patologie all'apparato respiratorio e ritenuto l'inquinante cui è stata dedicata maggiore attenzione dalla legislazione italiana. Grazie all'esperienza maturata, Coop Edil, regolarmente iscritta all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti delle categorie 10A, bonifica materiale contenente amianto compatto, è in grado di seguire il cliente a livello di progettazione, piano di lavoro presso le ASL competenti, rimozione e smaltimento amianto nel pieno rispetto della normativa vigente, rifacimento del tetto con lamiera aggregata in alluminio, pannelli coibentati semplici o con finitura coppo ed altre soluzioni innovative, fino alla fase di finizione, canne fumarie, lucernari, abbaini e lattoneria. Coop Edil è alla Fiera della Meccanizzazione Agricola fino al 17 marzo a Savigliano, oppure in strada Carmagnola 38 a Caramagna Piemonte. Crosetto, storica azienda marenese, ripercorriamo brevemente la storia della vostra azienda, insomma di cosa vi occupate. L'azienda nasce nel 1936 con mio nonno, poi viene trasferita a mio papà e mio zio e proseguita oggi con il sottoscritto e mio fratello. Da sempre ci occupiamo di meccanizzazione agricola con i mezzi di trasporto, da sempre rimorchi, spandiletami, carri misceratori, carri botte, insomma quello che negli anni è stata la richiesta importante di questo territorio, un territorio che ha investito molto nel settore agricolo e che ha avuto aziende a fianco come quella della Crosetto, che da sempre crede in questo territorio e vuole essere al passo con i tempi producendo soprattutto prodotti di alta qualità. Un'azienda storica, come ha detto lei, e storica anche un po' la vostra presenza alla Fiera della Meccanizzazione di Savigliano. Sì, penso che da sempre la nostra azienda è tra coloro che partecipano a questa fiera, la riteniamo oramai la fiera aziendale, la fiera a due passi dal nostro paese di origine, la fiera all'interno della quale proponiamo le nostre macchine per l'annata, quelle con nuove tecnologie, nuove possibilità, con la massima attenzione da sempre alla qualità, alla sicurezza che ci contraddistingue sui nostri prodotti. Insomma, in fiera a Savigliano vogliamo proporre quanto di meglio possiamo offrire alla clientela per l'annata che va a iniziare e quindi per coloro che avranno necessità di affrontare dei nuovi acquisti. Ricordiamo ai nostri telespettatori dove possono trovarvi a prescindere da questa kermesse. Beh, noi siamo qui a due passi, a Marene, in una piccola cittadina qui vicino a Savigliano, da sempre, dal 1936, a disposizione dei nostri clienti e di coloro che vogliono avvicinarsi alle nostre macchine. Noi con tanta umiltà cerchiamo di offrire prodotti all'avanguardia, cercando di unire qualità, sicurezza ed efficienza sui prodotti. Energetica Group, un'azienda all'avanguardia di Bernezzo, alla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, di che cosa vi occupate? Noi ci occupiamo di tutto ciò che è risparmio energetico, dalla ricostruzione
qualificazione, ai nuovi impianti e diciamo per creare quella che può essere un'autonomia energetica sulle nuove costruzioni, sulle aziende, cercare di andare incontro a quelli che sono i cambiamenti climatici nel miglior modo possibile, via. Certo, quindi anche con un occhio di riguardo magari a quelle che sono le tematiche ambientali. Sì, assolutamente, nel senso che il nostro primo, diciamo, focus è proprio quello di riuscire a usare la tecnologia per cercare di sopperire a quelli che sono stati i problemi degli ultimi anni, degli ultimi 100 anni di uso esasperato del pianeta, via. E quindi sì, diciamo, quello è la linea guida. Certo. Ed è l'azienda che voi portate qua in fiera, insomma, vedo dei tablet, vedo, insomma, è un modo interattivo anche di farvi conoscere al pubblico. Sì, diciamo che tutto quello che riusciamo oggi con le nuove tecnologie per presentare, per seguire i giovani e anche le famiglie, però che oggi ormai sono abituati a avere in casa, diciamo, un modo per controllare, visionare, vedere, noi cerchiamo di presentarlo qui insieme a quelle che sono le tecnologie più innovative, come gli accumuli della Tesla, come i sistemi ad alta efficienza per produrre energia, i sistemi ad esempio per produrre acqua calda e riscaldamento, ed integrare il riscaldamento tutto da fonte rinnovabile, tutto ciò che si può pensare per la nuova abitazione, per la riqualificazione, la ristrutturazione o per le aziende che hanno un focus, diciamo, su quello che riguarda l'economia e anche l'ecologia. Tra le iniziative di Energetica Group ce n'è anche una che leggo sul foglio: azzero i tuoi costi energetici. In che cosa consiste? Azzero i tuoi costi energetici è un'iniziativa che abbiamo studiato per cercare di sfruttare al meglio quella che è la grande incentivazione che c'è oggi grazie alla detrazione IRPEF. Praticamente abbiamo pensato, affiancandoci a quella che era una finanziaria, di fornire ai nostri clienti la possibilità, con il risparmio che procura ad esempio un impianto fotovoltaico o un sistema di accumulo o una pompa di calore, pagare nei 10 anni, sfruttando al massimo la detrazione di IRPEF, quello che sono l'investimento che va a fare sulla sua casa. Quindi giovare fin da subito del risparmio, usare questo risparmio per pagare quella che è la rata. Spieghiamo allora a chi non fosse in fiera come può reperirvi anche dopo la manifestazione. Allora, noi abbiamo un sito www.energeticacuno.it, è un sito sul quale ci sono anche traduzioni in inglese, quindi abbiamo anche clienti che sempre più vengono in Italia e si affidano anche a noi per quelle che sono le riqualificazioni. Ci potete trovare lì, ci potete trovare su, diciamo, i social, quindi da Instagram a Facebook eccetera, oppure semplicemente nella vecchia maniera venendoci a trovare presso i nostri uffici in via Sant'Anna 31 oppure chiamandoci allo 0171 68 35 46, che è il nostro numero di telefono. Saremo ben contenti di ricevervi e di parlare con voi di quelle che potrebbero essere le soluzioni per un futuro nuovo ma migliore. Il prestigio del marchio Class alla Fiera della Meccanizzazione Agricola, una industria che sicuramente rappresenta il settore forse fra i leader. Sì, ringrazio della presenza a nome della Class Italia, del nostro concessionario Fogliarino. Siamo ben rappresentati in questa area molto importante, che è una delle zone d'Italia sicuramente più votate all'agricoltura. La stessa fiera ne è una testimonianza ben chiara. Class è voluto essere presente con tutta la sua gamma di macchine, a partire dalle macchine a raccolta ai trattori. Abbiamo qui una nostra presenza ben specificata di tutti i nostri modelli. Da anni siamo entrati nel mondo anche dei trattori per offrire ai nostri clienti delle macchine sempre più performanti e un'offerta di prodotto sempre più importante, tant'è che questa capacità di Class di seguire le esigenze dei clienti annovera il nostro marchio tra i 4 principali costruttori al mondo di macchine agricole. Come sapete, l'azienda è tedesca, made in Germany, ha stabilimenti in tutto il mondo e in Italia è rappresentata dalla Class Italia con una rete di 34 concessionari sul territorio italiano. Per quanto riguarda i nostri mezzi, sono 4 le caratteristiche principali che possiamo dire che distinguono i nostri mezzi da altri costruttori. Prima di tutto lo sviluppo tecnologico, macchine molto prestazionali. L'affidabilità, in quanto un brand made in Germany, come di default, diciamo, ha la richiesta di macchine veramente di alto livello in termini di prestazioni, in termini di qualità costruttiva. Non ultimo, abbiamo una attenzione molto importante alla rete distributiva, cui un esempio chiaro è il nostro concessionario Fogliarino, che è uno dei concessionari più grandi che abbiamo in Italia.
con un'attenzione particolare, diciamo, al servizio post vendita, perché ci possono essere macchine bellissime, molto prestazionali, ma poi quando vanno in campo, se non c'è un servizio tecnico adeguato che le può supportare, i nostri clienti, non diamo ai nostri clienti quello che i nostri clienti si aspettano da un marchio come Class. E a proposito di produzione, siamo di fronte ad una nuova nata, possiamo dire così, un fiore all'occhiello di ultima generazione? Sì, la Class nasce con le macchine da raccolta, in particolare ha sviluppato negli anni molti modelli di mietitrebbie. Quest'anno lanciamo per il mercato italiano le nuove mietitrebbie della serie Tucano, che sono quelle che potete vedere qua al mio fianco. Sono macchine di classe media, però con delle caratteristiche che le portano a delle prestazioni di classe superiori. Abbiamo rinnovato totalmente la gamma, in particolare offriamo delle macchine che possono essere convenzionali, quindi con una tecnologia a scuotipaglia, o macchine con una tecnologia non convenzionale, quindi macchine per Class con un brevetto di tecnologia ibrida. Abbiamo una gamma molto importante di numerosi modelli. Direi che le caratteristiche principali di queste macchine sono la maneggevolezza, le prestazioni ovviamente e soprattutto il comfort di guida. Su quello abbiamo lavorato molto, abbiamo rinnovato totalmente quelle che sono le cabine, le strumentazioni di bordo, i computer di bordo, per rendere sempre più facile da guidare agli operatori queste tipologie di macchine che oggi direi sono molto complesse. I nostri computer di bordo sono studiati scientificamente. Già nel 1995, quando abbiamo introdotto la mietitrebbia che vedete alle mie spalle, Lexion, fu la prima ad avere un computer di bordo già strutturato come un vero computer, un personal computer. Oggi siamo all'ultima evoluzione, abbiamo il computer di bordo per la Tucano touchscreen, quindi un operatore ha numerose possibilità di registrazione della macchina, che possono essere dall'accesso diretto ai comandi di registrazione con una semplice mano, oppure mantenendo anche, diciamo, le comandi di registrazione tipo convenzionale, quindi con pulsanti per l'accesso diretto alla registrazione della macchina tramite pulsanti. Direi che il comfort e le prestazioni sono le caratteristiche principali di queste macchine, ripeto, che fanno parte dell'offerta che può offrire Class, di macchine di media grandezza o di macchine più grandi, di prestazioni ancora superiori, che sono quelle alle mie spalle, che sono i modelli Lexion. Class leader nel mondo, qui nel territorio cuneese, vuol dire soprattutto Fogliarino, fra le principali concessionarie del marchio Class sul territorio italiano. Per chi non vi ha visitato in fiera, dove bisogna venire? Siamo qua presenti a Savigliano, abbiamo portato tutta la gamma, sia dai nuovi trattori col cambio vario, sia dalle nuove trince con il Concreger Serie Age, dalle nuove Tucano ibride a tutta la fienagione, le nuove disco con la nuova barra, i nuovi girelli, eccetera eccetera. E invece la concessionaria classica dove si trova? La concessionaria classica storica si trova a Genola. Vi aspettiamo numerosi per fare acquisti. Massucco, azienda presente alla Fiera della Meccanizzazione di Savigliano, di cosa vi occupate in particolare? Allora, l'azienda di Massucco si occupa ormai da anni di noleggio e vendita di mezzi nuovi e usati per quanto riguarda il movimento terra e il sollevamento. E anche quest'anno abbiamo voluto essere presenti a questa fiera, che rappresenta un po' un punto di incontro importante per tutto quello che riguarda il mondo agricolo e del movimento terra, e per noi è sempre un piacere sicuramente essere qui e partecipare alla fiera. Certo, voi siete un'azienda tutta cuneese, quali sono i prodotti che portate qua in fiera ai vostri clienti e non solo? Allora, anche quest'anno abbiamo voluto portare alcuni dei nostri mezzi, della gamma Hitachi che rappresentiamo il marchio Hitachi. Come potete vedere, abbiamo portato sia alcuni mezzi un pochino più piccoli come il 17 quintali e il 26 quintali, e mezzi della nuova serie 6 come lo ZX 135 e l'85 quintali.
diciamo che alla fiera si fanno sempre buoni affari, ecco, diciamo, voi siete una presenza fissa. Ma per noi è molto importante, ripeto, essere qui soprattutto per avere un contatto con quelli che sono i nostri clienti e avere un contatto con quello che è il territorio, con quelle che sono le richieste del territorio e avere un riscontro soprattutto con le persone. Ecco. Voi avete questo arancione che vi identifica, spieghiamo però ai clienti e non solo come potrebbero trovarvi finita la fiera. Insomma, tutte le persone interessate ci possono trovare a Cuneo, via Genova 122, dove abbiamo la nostra sede, e invito comunque tutti a venire a trovarci qua in fiera allo stand per qualsiasi informazione, qualsiasi richiesta, insomma. Presenti alla 38esima edizione della Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano anche la Mulassano di Bra. Di cosa si occupa la vostra azienda? Noi siamo concessionari John Deere per quello che riguarda la divisione Garden per tutta la provincia di Cuneo. Siamo concessionari del marchio Ferrari, Shindaiwa e dall'anno scorso anche Steel. Facciamo sia la vendita che l'assistenza, abbiamo una buona officina ben organizzata anche per interventi esterni. Abbiamo 7 dipendenti, poi siamo io e mia moglie i 2 titolari. Siete una realtà consolidata? Da 55 anni. Sul territorio abbiamo una zona ampia dove lavoriamo, la nostra sede è a Bra, abbiamo fatto un capannone nuovo nel 2013, abbiamo 2600 metri quadrati di superficie coperta e cerchiamo di combattere il mercato. Certo. I prodotti che avete portato qua in fiera quali sono? Beh, noi come già detto prima siamo specializzati molto sulle macchine che riguarda il garden e John Deere è molto ben radicato per quello che riguarda le macchine per la manutenzione del verde. Abbiamo le macchine a uomo a terra e rasa erba e poi tutta una gamma molto ampia di trattorini per sfalcio e poi si arrivano alle macchine che consideriamo per grandi estensioni e poi per ultimo i trattori compatti che vanno dal più piccolo che è 25 cavalli al più grande che è 66 cavalli. Vedo tra i prodotti qua in esposizione anche delle motoseghe, cosa ci dici a riguardo? Anche da circa 30 anni del marchio Shindaiwa e come già detto prima abbiamo integrato la gamma dall'anno scorso con il marchio più prestigioso che c'è sul mercato che è Steel, dove c'è una gamma ampissima di motoseghe, decespugliatori, anche da quest'anno la Steel è entrata nel mercato con tutto quello che riguarda le macchine da sfalcio di erba, quindi rasa erba, trattorini, idropulitrici, tagliasiepi e poi una grande gamma che si sta ampliando anno per anno di tutto quello che è il funzionamento a batteria. Insomma, offrite una vasta gamma di prodotti alla vostra clientela. Cerchiamo di accontentarli al 100%. Ricordiamo magari l'indirizzo e un contatto per chi volesse trovarvi anche terminata la fiera della meccanizzazione. Certo, la nostra sede si trova a Bra in strada Orti 20/D. E siamo aperti tutta la settimana dalle 7.30 alle 12.30, dalle 14 alle 19, anche il sabato tutto il giorno. Il nostro recapito è 0172 430 280. Alla 38esima fiera della meccanizzazione agricola di Savigliano, un'azienda tutta cuneese, la Olimac, di cosa vi occupate? Olimac è un'azienda storica del Cuneese, è un'azienda che oltre a essere storica ha fatto la storia delle testate mais e la sta facendo tuttora e soprattutto la fa per il futuro. Opera da oltre 60 anni sul territorio ed è un'azienda che ha incentrato tutta la sua attività sull'innovazione tecnologica. Pertanto ha delle peculiarità che uniche non solamente in Italia o in Europa ma addirittura al mondo, e cioè la prima peculiarità è che Olimac è l'unica azienda al mondo che produce integralmente all'interno del proprio stabilimento tutti i pezzi delle macchine degli spannocchiatori. L'altro aspetto molto interessante dell'azienda è che l'azienda produce esclusivamente macchine per la raccolta del mais. Questa è una caratteristica anch'essa unica che ha permesso a Olimac di concentrarsi soprattutto sulla ricerca e sull'innovazione tecnologica. E questo ha consentito di sviluppare una serie di peculiarità di prodotto uniche appunto nel panorama internazionale della. Ha citato lei il panorama, quali sono i mercati che la Olimac segue?
Olimac esporta in tutto il mondo il 98% della produzione. A questo proposito, dato che è un qualcosa che proviene dall'America, un premio di un'importanza strategica enorme per Olimac, ma altrettanto importante per i clienti che utilizzano gli spannocchiatori d'ago. Si tratta di un premio internazionale di una società americana, la più importante società americana che certifica dati sulle macchine agricole. Un premio che stabilisce, che certifica che la macchina Drago Olimac è la macchina che mantiene il suo valore di mercato più elevato dopo i 5 anni dall'acquisto. Dovessimo descrivere sinteticamente qualche caratteristica degli spannocchiatori, quali sarebbero? Allora, due caratteristiche, ambedue brevettate a livello mondiale. La prima sono i piatti spannocchiatori a regolazione automatica e ammortizzati. Questo consente, fa sì che la raccolta del mais sia totale senza perdite. L'altra caratteristica riguarda invece il doppio trinciastocchi effetto forbice. Il doppio trinciastocchi consente di sminuzzare il mais il doppio rispetto a qualunque altro tipo di trinciastocchi presente sul mercato. Ricordiamo dove i telespettatori possono trovarvi anche dopo questa fiera di Savigliano. La Olimac si trova a Margherita, come citavo prima è un'azienda su una superficie di 90.000 metri quadri e la caratteristica particolare è che è un'azienda totalmente robotizzata. Tutto parte ovviamente dalla genialità degli ingegneri della Olimac che hanno saputo, diciamo così, creare questo stretto connubio tra la mente umana e la parte robotica dell'azienda. Supertino è fiera della meccanizzazione, un legame che dura da sempre. Sì, da molti anni ormai siamo presenti alla fiera della meccanizzazione di Savigliano, che riteniamo una manifestazione importante a livello regionale e anche oltre, che ci permette di incontrare i clienti che abbiamo e nuovi potenziali acquirenti. Ecco, l'azienda quando nasce? L'azienda è un'azienda storica del settore che nasce negli anni 50, il titolare Supertino Augusto iniziò l'attività a quel tempo, oggigiorno è una società di capitali che è gestita sempre a livello familiare con i due figli Gianluigi e Franco. Cosa avete portato in fiera? In fiera abbiamo portato una rappresentanza, diciamo, di tutte le macchine che produciamo nelle varie diverse varianti. Macchine che ormai sono consolidate a livello di utilizzo e poi alcune novità con gli aggiornamenti. Per chi non vi avesse visto in fiera, dove deve venire? A Saluzzo, in via Cuneo 8, o visitare il nostro sito internet www.supertino.it.